Credo che il Natale sia il punto debole dell'umanità, il periodo più felice e malinconico dell'anno, il momento in cui il passato entra prepotentemente nella vita delle persone e si accomoda a metà tra te e l'albero di Natale, in quel mare di lucette intermittenti che e si diverte ad accendere e spegnere le mancanze. A Napoli esiste una casa nata per ospitare papà separati che non hanno nessun altro posto dove andare. Anche se per loro il Natale ha un significato diverso, hanno comunque voluto rispettare la tradizione. Il Natale è la festa in cui le famiglie si riuniscono, quindi per i papà separati è la cosa peggiore che ci può essere se non si riesce a riunire le famiglie. L'albero l'abbiamo voluto fare perché sarebbe stato molto triste senza albero. È vero, siamo separati, lontani dalle famiglie, dalle nostre mogli, dai nostri figli, però è una tradizione, no? E quindi praticamente mi sembrava pure giusto farlo anche qua. È l'idea di poter dare un sostegno a delle persone che sono momentaneamente in difficoltà dopo il divorzio, quindi è un punto di ripartenza, è un progetto Zattra che serve delle persone a portarle da un punto a un altro in un momento di difficoltà, cercando di dare la serenità, il calore e anche magari la tutela che necessita per poter ripartire e ricominciare. Il fatto di stare in compagnia con altre persone che hanno gli stessi problemi aiuta molto. Riesco anche a fare introspezione, a pensare delle cose. È bene o male che c'è stata la casa del papà che mi ha, diciamo così, ospitato. Che diciamo qua noi diamo così un contributo volontario, a piacere. Perché sennò erano guai, qua si va a dormire in macchina. Nella casa di papà si entra con una, presentando la propria candidatura e poi si sarà sottoposti ad una valutazione da parte della commissione. Il requisito primario che comunque valutiamo è la presenza di figli minori, poi ovviamente l'incidenza dell'assegno di mantenimento sulla redditualità del padre, che ovviamente gli permette, che non gli permette di poter prendere in fitto un alloggio. Altri requisiti fondamentali sono l'assenza di provvedimenti ablativi della potestà genitoriale, l'assenza anche solo di indagini per reati di natura familiare. Teoricamente il papà separato ha meno obblighi perché non ha i figli sempre con sé, però ha la solitudine. Mentre la mamma con i figli, la solitudine non la soffre. C'ha sempre i figli con lei. La sera si corica con i figli. Io, quando mi posso coricare con loro, per me è una grande gioia. Io ho fatto mio questo scritto, che non so chi è che l'abbia scritto, però diciamo è molto... mi immedesima molto. Credo che il Natale sia il punto debole dell'umanità. Il periodo più felice e malinconico dell'anno, il momento in cui il passato entra prepotentemente nella vita delle persone e si accomoda a metà tra te e l'albero di Natale, in quel mare di lucette intermittenti che e si diverte ad accendere e spegnere le mancanze e ricordi, illumina i vuoti e le assenze. Non importa quanto tu sia diventato forte e indifferente, lui riesce sempre a trovare il punto debole della corazza che ti sei costruito e li colpisce, riaprendo antiche ferite che ogni anno ricominciano a bruciare. E il Natale dei genitori separati è un Natale triste. E mi fai vincere una bella lotteria cavolo. Questo direi a Babbo Natale, questo direi.